No, io non ho presentato un atto perché già l'interrogazione è stata fatta da Fratoianni. Io ho chiesto ieri l'intervento del governo, perché so che in questo momento si è attivato un tavolo di lavoro, un tavolo di crisi alla regione, e quindi ho chiesto che il tavolo di crisi passi anche qua a livello nazionale, a livello governativo. Anche perché stiamo parlando dell'ennesima multinazionale che lascia il nostro territorio. Quindi evidentemente c'è un problema in Italia di queste multinazionali che vengono, sfruttano i lavoratori, sfruttano i territori e poi all'improvviso, senza motivo di crisi, perché la Pfizer non ha crisi, anzi, vanno via lasciando lavoratori dall'oggi al domani. Senza una prospettiva, senza futuro. Tra l'altro, anche questa pratica che si sta diffondendo tra le multinazionali di mandare un messaggino WhatsApp per licenziare, cioè una cosa disumana, mai vista prima. I lavoratori della Pfizer sapevano che qualcuno doveva essere licenziato, ma non sapevano chi. È arrivato l'elenco su WhatsApp delle persone, cioè tipo a sorteggio, non lo so come hanno deciso. È arrivato l'elenco su WhatsApp e quindi un lavoratore dall'oggi al domani ha saputo se era in quell'elenco o meno. Cioè, cose veramente barbare. Sono 600 lavoratori circa, i licenziati sono 130 a tempo indeterminato e 80 gli stagionali che non verranno, riconfermati. L'azienda, io non so per quale motivo, non ha dato neanche spiegazioni perché ha deciso di disinvestire in Sicilia, a Catania. So che ha ridotto abbondantemente l'ammontare degli investimenti da 36 miliardi, 36 milioni a 27 milioni, che sono cifre veramente ridicole, irrisorie. E tra l'altro a Catania si produceva un farmaco, un antibiotico, insomma, non si è investito in Sicilia per produrre altri farmaci, altri farmaci che la Pfizer fa. E quindi io non so perché hanno deciso di lasciare lo stabilimento di Catania. Anzi, ufficialmente loro non dicono che vogliono lasciare, ma che vogliono ridurre gli investimenti, ma è chiaro che riducendo gli investimenti tra qualche anno chiuderà battenti definitivamente. Quindi la motivazione ufficiale non la sappiamo. Per me è vergognoso di fronte alla spesa, agli aiuti da parte di tutti gli stati per produrre vaccini, che grazie agli aiuti anche degli stati, queste aziende private fanno profitti enormi. Quindi nel momento in cui c'è bisogno della mano pubblica per produrre in emergenza, chiedono l'aiuto pubblico. Quando c'è poi da prendere il profitto, il pubblico non è più utile e quindi è totalmente privatizzato il profitto e invece le perdite e i disagi sono socializzati, pubblicizzati. Quindi noi ci dobbiamo piangere i disagi, ma il profitto se lo prendono tutto loro. Tra l'altro hanno raddoppiato, quintuplicato, non so esattamente quanto, forse raddoppiato. I fatturati nell'ultimo anno grazie alla produzione di vaccini, quindi più di uno Stato riescono a fatturare, nonostante ciò, dopo gli aiuti anche statali che hanno ottenuto, pensano di disinvestire con un messaggino, licenziano le persone, cioè sostanzialmente il problema qua è che in Italia stiamo vedendo, non è il primo caso, le multinazionali fanno il bello e il cattivo tempo, decidono quando e come investire, quando e chi licenziare. Senza che da parte del governo e del pubblico ci sia un minimo di indignazione. Fanno quello che vogliono liberamente e a piangerne le conseguenze ovviamente siamo noi, sono i lavoratori, i cittadini. Sempre stata contrarissima all'uso del Green Pass, anche perché cioè, scientificamente l'hanno detto tutti ormai, non è valido a limitare i contagi. Io personalmente sono stata contagiata da una persona con 3 dosi. Io avevo fatto il tampone ed ero negativo quella mattina. Una persona vicina a me con 3 dosi si è sentita male e poi era Covid lei e Covid io. Quindi, se l'obiettivo è limitare il contagio, il Green Pass non serve a niente.
se l'obiettivo di questo governo è limitare i contagi, allora dobbiamo trovare altri strumenti. Sicuramente il Green Pass non serve a niente. Tra l'altro, ieri la Presidenza alla Camera ha deciso, in ufficio di Presidenza si è deciso che anche qui occorrerà il Super Green Pass per entrare alla Camera dal 15 febbraio, quindi chi ha più di 50 anni non potrà venire a lavorare se non ha fatto un vaccino o non è guarito da Covid, quindi impedendo anche al parlamentare di svolgere il suo lavoro legittimo di opposizione o di maggioranza, che è perché non ha fatto un trattamento sanitario obbligatorio. Io sono sempre stata contraria all'uso distorto di questo Green Pass, perché non serve assolutamente a limitare i contagi, anzi li amplifica, perché la gente vaccinata pensa di essere immune e ha fatto esplodere il numero di contagi in Italia in questo inverno, e l'abbiamo visto. Cioè, più di fronte a questo fallimento, insistere mi sembra veramente da fumari. Non riesco più a giustificare questo insistere nei confronti di una misura totalmente fallimentare. Prego che questa esperienza di questo governo finisca quanto prima, perché è chiaro che Draghi è stato mandato qui a fare un compito. Il compitino lo sta svolgendo bene, si stanno vedendo gli effetti. Anche l'uso del Green Pass sta riducendo tantissimo i consumi nei negozi, nelle piccole attività, avvantaggiando sempre quindi le grandi multinazionali. Io personalmente ho il Green Pass da guarita, ma non lo uso, non ho intenzione di usarlo per le piccole attività. Mi dispiace, ma non lo uso neanche online, non faccio acquisti online. Mi limito a fare consumi, ma non voglio utilizzare questo strumento che per me è discriminatorio. Quindi sta semplicemente aumentando il disagio economico in questo paese, quindi secondo me prima finisce questa esperienza governativa, meglio è per gli italiani.